parliamo di comunicazione, parliamo di felicità, di sorriso. Lo facciamo con le nostre due ospiti che ho già qui pronte al mio fianco. Vi presento Shakti Dintinosante, buonasera. Buonasera. Rory Puleo. Puleo, Puleo. No, Puleo, allora l'ho detta bene, perché per la mia mente continua a dire che è giusto Puleo, quindi poi quando va Rory Puleo. Queste due balde giovani, queste due ragazze sono qui per presentarci un corso che partirà, attenzione, il 6 maggio. Il 6 maggio alle ore 11 ci sarà appunto la presentazione e poi il corso vero e proprio partirà il 20 di maggio dalle 9 alle 13, dove presso la sede Proloco Roma Capitale a via Giorgio Scalia 10B. E qui ci siamo. Ora tutti si stanno chiedendo, ma corso di che si fa? Non lo so, fettuccine, Masterchef, non lo so. No, si parla di comunicazione e si parla di, non so se avete mai sentito, di yoga della risata, che in realtà tutti pensano che cos'è, una specie di yoga? No, è una cosa proprio a sé stante, se non sbaglio, no? Lo yoga della risata è una tecnica molto molto particolare che parte dalla risata incondizionata, quindi dalla risata senza motivo, per ritrovare la giocosità infantile che è in ognuno di noi e per ritrovare la nostra risata e portarla tutti i giorni della nostra vita. Esatto, come stai facendo tu adesso. Esattamente. Una volta che ritrovi la tua risata, non puoi rimanere più serio. Non serio, perché noi siamo serissime nel proporre questo corso meraviglioso, certo, e di comunicazione efficace e yoga della risata, perché oggi noi non sappiamo più né comunicare né ridere. Beh, e quindi questo... vogliamo dare qualche chicca per riuscire a fare tutte e due queste cose, vero Shakti? Assolutamente. E Shakti sì, appunto, si occupa proprio della parte di comunicazione, no? Esatto, a proposito di quello sì, che hai appena detto. Il corso nasce da questo incontro fantastico con Rory, che ci ha permesso di unire un po' due mondi, perché la comunicazione efficace si ritrova all'interno di molti contesti, anche e soprattutto nei contesti lavorativi. Lo yoga della risata permette un po' di stemperare molta tensione e molto stress. Cosa sarebbe la nostra giornata lavorativa se uno iniziasse con una bella risata, Rory? Sarebbe fantastico. Lo yoga della risata si insegna nelle aziende, ma non in Italia. Sì, infatti. Infatti, ma noi faremo anche questo. Sarebbe molto importante, perché molto spesso ci sono delle mattine in cui ci svegliamo e ci sentiamo più stanchi della sera precedente. Esattamente. Assolutamente sì. E cioè, lo yoga in questo caso. Siamo e siamo già distrutti solo a pensare a tutto quello che ci aspetta. La comunicazione efficace parte innanzitutto da come comunichi con te stesso. Ecco. Quindi, se riesci a essere già positivo o negativo da solo, questo è già un aiuto. Se riesci a comunicare efficacemente con te, se usi le parole giuste in senso positivo, inevitabilmente la comunicazione che avrai con l'altro sarà sicuramente migliore e imparerai anche ad ascoltare in modo differente. Assolutamente sì, il concetto è proprio partire da una sensazione di benessere che fa lo yoga della risata, sì, per poi focalizzarsi sul proprio contesto, no? Lavorativo o interpersonale, relazionale. Imparare a lavorare ridendo permette, ridere, cioè grazie a Rory ho scoperto che ridere la è una cosa tutta seria, molto più con sì, filosofia, con zen. Allora, esatto. E imparare più che imparare a lavorare ridendo, Shakti, io direi imparare a vivere ridendo, perché noi nella vita portiamo poche risate. Esatto, sì, e siccome ci sono sempre meno motivi per poter ridere, perché ci hanno legato la risata all'ironia, a una barzelletta, a un film, a un avvenimento, allo stare insieme a qualcuno. Invece la risata appartiene all'uomo. I bambini ridono e piangono per comunicare, hanno la leva del piacere e del dolore, non hanno altro. Perdono la capacità di ridere crescendo, perché gliela togliamo noi con le nostre infrastrutture mentali. Allora, quello che noi ci proponiamo da questa unione di comunicazione efficace e yoga della risata è riportare un po' di risate nella nostra vita e di lavorare sempre in maniera molto professionale. Ridendo insieme si lavora ancora meglio insieme. Benissimo, benissimo. Allora, a questo punto il corso che abbiamo detto 6 maggio, la presentazione alle ore 11, poi ci sarà appunto la partenza il 20. Allora, volevo un attimo specificare, sì, sì. Il 6 maggio alle ore 11 nella sede della Proloco di Roma Capitale in via Giorgio Scalia 10B, che è una vicino il Vaticano, sì, tra l'altro facilmente raggiungibile con la metro, metro Cipro. C'è la presentazione, quindi racconteremo come verrà fatto il corso, come viene l'idea di questa nostra, di questo corso che noi proponiamo, per poi farlo il 20 maggio. È un corso di mezza giornata, durerà 4 ore, dalle 9 all'1.
Perfetto, perfetto. E questo sarà un modo per conoscersi, per affrontare diverse tematiche e per raccontare un po' quelli che sono gli obiettivi. Ma soprattutto sì, durante il corso sperimenteranno le persone sulla propria pelle cosa significa ridere e fare in modo che questa risata diventi uno strumento per loro per la propria vita quotidiana. Allo stesso tempo il 6 maggio ci conosceranno e insomma avranno delle informazioni. Potranno ascoltare anche le nostre storie. Molto bene. Quali storie, Rory? Nostre storie, le storie della nostra vita. Non raccontiamole tutte, però mi raccomando. No, qualcuna. Selezionatele molto attentamente. Che poi mai tutto. Di questi tempi dove si può filmare e registrare tutto no. con un cellulare, no? Faremo poi selezione. Vanno a finire in le storie giro più belle, sulla le storie rete. Più belle, sì, assolutamente. Quindi mi raccomando, per quanto riguarda la comunicazione via web, esiste una pagina Facebook, io vedo qua, Comunicazione Differente. Allora sì, esiste una pagina Facebook appena nata, Comunicazione Differente, che sia Comunicazione Differente. Le persone che ci vogliono contattare ci possono contattare a info@comunicazionedifferente.it. Possono telefonare anche. Se vogliono chiedere informazioni. 345-1147-505. Banalmente tutto questo per imparare a ridere. Per imparare a vivere meglio, a vivere, a portare la risata nella tua vita sempre. Però proprio per imparare a ridere, nel senso che quello che ho notato è che voi sapete ridere, cioè sì. Se voi decidete di ridere sapete farlo. Sì. Cioè, impari la mia risata ridere. È sempre condizionata, cioè se Laura fa una sciocchezza. Ma devi andare al club della risata da Roma. Inciampa sulla banana, io rido, capito? È legato a un evento. È legato a un evento, ma da solo faccio molta fatica, probabilmente. Allora, perché noi facciamo anche corsi per imparare a ridere da soli, proprio per portare più risata nella tua vita. E allora dai, fatecela sta risata.